Saranno tre i mesi di prova della ZTL prevista dal sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, per il corso principale della parte storica della città. Stiamo parlando naturalmente di Corso Telesio, una decisione dalla quale il sindaco non intende recedere di un passo, nonostante la contrarietà, oltre che dei commercianti, che già in 2 giorni hanno fatto segnare un calo nelle vendite e dei residenti, non pochi sono i mugugni che serpeggiano tra qualche assessore Bruzio e numerosi consiglieri di maggioranza. Le attività sono poche, i centri storici vanno chiusi quando sono perfettamente funzionanti e quindi le persone raggiungono lo stesso, i negozi e tutte le attività che ci sono, ma qua siamo in pochi, sono 15 attività che fanno vivere il centro storico e quindi se chiudiamo perché non c'è passaggio e quindi perdiamo i clienti, ovviamente ne viene, a risentire tutto il centro storico. Lei ha detto quando il centro storico è funzionante vuol dire che ci sono già dei disservizi. Direi proprio di sì, perché è difficile trovare dei parcheggi, comunque il centro storico è decadente, i negozi per chi vuole decidere di aprire un'attività sono tutti da ristrutturare, quindi insomma ci sono spese grosse da fare, quindi non è facile. Quindi è assurdo che penalizzino proprio noi che abbiamo investito nel centro storico senza ricevere contributi, facendo tutto con le nostre forze, creando valore per noi e per chi ne usufruisce. Questo non è proprio giusto. Nel frattempo, nella tarda mattinata di oggi, l'assessore alle attività produttive del comune di Cosenza, Loredana Pastore, ha incontrato commercianti ed artigiani del luogo e non ha potuto far altro che registrare ancora una volta il loro malcontento nei confronti del provvedimento. Commercianti che hanno nuovamente chiesto un confronto con il sindaco.